Eccoci qui ragazzi, dovremmo essere live. Ora mentre un po' di gente si connette, condivido come sempre e tra poco partiamo, quindi magari i primi che si collegano se mi fanno sapere se si vede e si sente bene. Live a un orario un po' strano, però oggi ho dovuto mettere online un sito importante per un cliente, quindi ho avuto questo deploy di sito web che mi ha portato via un po' di tempo. Intanto condivido e vediamo se la gente arriva come al solito. Intanto vediamo se è arrivato qualcuno, vediamo un po'. Eccoci qua, dunque, vediamo un po'. Ciao Sebastian, ciao Davide, ciao Gianluca, ottimo. Adesso aspettiamo ancora un minutino e partiamo a bomba. Settimana impegnativa, sono un po' stanco, è venerdì, però sono contento perché abbiamo messo online due siti questa settimana, quindi settimana molto produttiva e anche a livello di programmi per il futuro, per i nuovi corsi, stiamo facendo un sacco di lavoro, un sacco di idee. Voi come state ragazzi? Com'è andata la vostra che è andata la vostra settimana? Siete stanchi? Siete contenti? Siete arrabbiati? Siete felici? Dal punto di vista della parte degli scherzi, dal punto di vista lavorativo, come è andata la settimana? Settimana produttiva? Spero di sì. Tanto ciao Gianluca, ciao Omar. Omar, peccato che il lavoro non posso seguire. Tranquillo Omar, poi la tengo su. Sto pensando adesso di fare proprio nella home del canale una categoria apposta per le live, così rimangono tutti lì. Usi mai slideshow caroselli nei siti? Mi chiede Davide. Sì, li uso gli slideshow, ma mai come prima immagine nella home, ok? Li uso in alcune parti del sito dove è opportuno usare, far vedere contenuti come negli slideshow, però mai slide nella home del sito, quello mai distrae e basta. Buon lavoro Omar, buon lavoro anche a te. Ciao Luca, Luca Tedesco, sempre molto attivo sul gruppo. Settimana pesantina anche per Sebastian, vieni. Siamo in due. Io tra bambina che adesso sta mettendo i denti, le pappe, le cose, progetti da mettere online, lanci, progetti nuovi, i nuovi corsi, i nuovi progetti, insomma, sono veramente un po' stanchino, però nonostante questo voglio mantenere questa live del venerdì, anche se oggi non sono riuscito purtroppo a farlo a pranzo. La facciamo adesso, ma la facciamo adesso perché così ho un feedback con voi, mi diverto, anche stacco un attimo, parlo con voi e facciamo qualcosa insieme. Ciao René, ok, perfetto. Quindi direi che un po' di gente si è connessa, poi tanto la live rimane. E lo so che è un orario del cavolo per fare la live, però diciamo che poi rimane sul canale, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista lì, la teniamo sul canale. Dunque, ora cambio inquadratura e partiamo con la live ufficialmente. Quindi andiamo su per Inception e andiamo qui sul gruppo perché oggi ho fatto, cioè oggi, l'altro giorno ho fatto il sondaggio, ieri ho fatto il sondaggio dove chiedevo di cosa parlare in questa live, se parlare di Figma, se parlare di fare una reaction a un sito, se Umberto ha aggiunto Gisap. Gisap non l'ho messo semplicemente perché in questa fase qua diciamo dell'anno stiamo parlando e parliamo di web design, quindi adesso voglio finire il discorso web design con Figma e lo vorrei finire alla grande e per finire alla grande mi piacerebbe fare
portare sul canale il design di un progetto vero, di un sito vero, di un mio cliente. Quindi il cliente, una delle cose che volevo dirvi era che il cliente mi ha dato l'ok, quindi potrò fare il design di un cliente vero, di un progetto vero, in live, o comunque mettere alcuni, cioè farò proprio in live, no, però potrò mettere dei video dove faccio vedere come abbiamo organizzato il suo design, come abbiamo fatto il suo design, come lo facciamo, e farà parte del nuovo modulo del corso Next Level UX and Conversion Web Design. Quindi faremo tutto un progetto in Figma per un cliente vero, e poi porterò da quel bel estratto sul canale. Quindi fatemi sapere, ragazzi, se vi piace, se vi garba questa cosa. Buongiorno, ciao Carmine, ciao ciao App Android. Ok, quindi dai, questa è una cosa che volevo dirvi. L'altra cosa è che quindi DigiSAP, che adesso ha avuto un botto di voti, è un argomento super caldo, però non lo voglio trattare in maniera, diciamo così, faccio un video, voglio fare una serie di video, quindi voglio prima concludere tutto il discorso sul web design, poi una volta che abbiamo finito il discorso sul web design partiamo con JavaScript e lì parliamo un po' di JavaScript, perché ci sono delle cose prima di partire subito a bomba con GSAP da capire di JavaScript. E poi una volta che abbiamo fatto le basi, che sono fondamentali per capire poi come funziona GSAP, andiamo a lavorare in GSAP e andremo a fare sicuramente delle serie su GSAP. Farà parte anche del nuovo corso al quale che stiamo progettando adesso. Sarà un corso molto molto tosto, cioè andremo a trattare tanti argomenti e sarà il corso più tosto che ho mai fatto, e quindi ci sarà dentro un intero modulo su GSAP. Però adesso non posso anticiparvi altro, adesso non andiamo troppo nei dettagli, ok? Quindi comunque tanta roba, Figma, grande Paolo, intanto ha delle funzioni assurde, mi sto studiando le animazioni nei prototipi, grande questo qua. La settimana prossima faccio il video sulla prototipazione e andiamo a vedere anche come fare le animazioni in Figma, anche se ti dico, a livello di prototipazione fare le animazioni in Figma ci sta magari se uno vuole testare un'animazione, ma se anima tutto il sito secondo me è un lavoro inutile, perché poi comunque lo devi rifare in codice, quindi per ottimizzare è meglio magari fare, diciamo, se devi testare, prototipare appunto delle animazioni ci sta, però non lo farei per tutto il sito. Ok, quindi detto questo, andiamo a vedere come si fa il design mobile del nostro bel sito web. Quindi abbiamo qua il nostro bel design, ora me lo vado a sistemare. Questo qua l'avevamo copiato per fare i test la volta scorsa nel tutorial. Questo qua è una versione mobile che posso tenermi qua di Inspiration, e quindi questo qua è il nostro bel design. Me lo metto bello spaziato così lo posso vedere così. Eccoci qua. Ragazzi, la combinazione della tastiera per nascondere la barra è mela punto, ok? La uso tantissimo. Ok, quindi così abbiamo il nostro bel design. Vorrei avere anche la chat, così riesco a vedere i vostri commenti in diretta. No, non così, non così. Scusate, ragazzi, devo setappare un attimo qua. Ok, quindi posso mettermi Figma così e qua mi metto la mia bella chat. Così vediamo la chat. Tanto adesso andiamo a fare il design. Ok, così vedo i commenti. Alla faccia dei page builder, grande Davide, ok. Ciao a tutti, ciao Marco. Ok, fatto setup, perdon. Quindi qui abbiamo il nostro bel sitarello. Dobbiamo andare a fare la versione mobile. Qua potrei lavorare al 70, qua gliene metto uno custom, 70%. Ok, e praticamente prima cosa da fare in Figma per andare a fare il design mobile è sostanzialmente crearci l'artwork. Ora io, quando vado a fare un progetto vero, questo lo vedremo poi nel corso,
non vado a fare il design mobile di tutte le pagine, vado a fare il design mobile solo dei punti chiave del sito. Quindi qui farò il design chiave, cioè della home. Ok, quindi come prima cosa vado a crearmi un artboard, digito A sulla tastiera e qua mi vado a fare un bel iPhone 13. Ok, me lo vado a mettere qua. Questo è quello Pro, quindi è quello super lungo. Me lo vado a mettere qua. E sostanzialmente posso incominciare a inserire. Io di solito faccio così, poi dipende. Non, questo è uno dei modi che utilizzo per fare l'artboard. È praticamente vado a inserire gli elementi. Ok, quindi come prima cosa devo andare a mettermi il colore di sfondo, che qui sarà questo beigiolino qua che abbiamo qua. Quindi vado qua e qua mi sa che ce l'ho bloccato lo sfondo, infatti non me lo selezionava. Ok, vado a prendermi sto beigiolino qua. Quindi posso impostare direttamente proprio lo sfondo dell'artboard se seleziono del frame. Se seleziono qua e vado a pescarmi questo colore, sostanzialmente mi metto il mio colore di sfondo. Dovete considerare che su mobile logicamente non abbiamo lo spazio che abbiamo su desktop, quindi ci stanno meno cose, quindi bisogna andare a compromessi e bisogna far vedere le cose più importanti per l'utente subito. Quindi io come prima cosa prendo innanzitutto il logo, perché parto sempre dal logo quando faccio un design, quando faccio questo tipo di lavoro, e me lo vado a incollare qua. E qui già abbiamo due opzioni. Posso tenere il logo centrale, logicamente facendolo un pochino più piccolo. Proviamo ad andare al 100%. Ok, questo qua non del logo, al 100% dello smartphone. E quindi già qua ho due opzioni. Posso tenerlo centrato o posso tenerlo a sinistra. Ok, visto che su desktop è centrato, proverei a farlo centrato inizialmente. Quindi vado a ridimensionarmelo un po' in maniera proporzionale e me lo vado a centrare così. Poi qua sulla destra ci sarà l'icona del menu e sulla sinistra potrei mettere le icone dei social oppure il pulsante contatti o un'icona contatti. Perché cosa voglio? Qui non posso mettere tutti i social qua perché non ci stanno. Quindi potrei semplicemente... Cos'è che serve all'utente quando arriva sul mio sito? Gli serve avere il menu, gli serve avere secondo me di più il pulsante contatti. Quindi, visto che il pulsante contatti è grande, qui non ci sta, potremmo mettere l'iconcina della mail oppure l'iconcina del telefono anche. La griglia su mobile, grande Carmine, ecco, la griglia su mobile in questa fase non la metto, non mi serve, ok? Vado molto a occhio. È più adesso in questa fase qua stiamo più esplorando, è più una fase esplorativa che una fase di rifinitura, ok, di design. Quindi potrei metterla, ma adesso non mi serve, vado abbastanza a occhio. Anche perché quello che mi servirebbe solo gli spazi laterali, perché poi tanto vado a linearizzare tutto, no? Vado a linearizzare tutto, quindi per ora non la metto. Poi magari dopo la mettiamo. Poi, una volta quindi che ho fatto questi ragionamenti qua, mi vado a mettere l'iconcina del menu. Per fare l'iconcina del menu potete o trovarvi un'icona, oppure se siete come me che volete fare le icone un po' diverse dal solito, con lo strumento rettangolo facciamo semplicemente una lineetta e facciamo, andiamo qua, duplichiamo e mi faccio proprio la mia icona per il menu, me la faccio io custom e me la faccio molto easy, molto semplice così. Ok, quindi mi faccio due lineettine. Poi volendo, se voglio fare una roba un po' diversa, potrei fare anche così, no? Che ogni tanto si vedono, giusto per dare l'idea un pochino diversa, dare un impatto un po' diverso. Ok, quindi un'idea potrebbe essere quella di farlo così, magari gli faccio i bordi leggermente arrotondati. Ok, 4 e 4. Ok, così, magari un pochino più grande. Quante alte? Alta 3, alta, proviamo a farla 5, no, troppo, 4. Ok, non, diciamo, non sto troppo adesso a perderci tempo, mi serve mettere giù i contenuti per schiarirmi le idee. Ok, quindi abbiamo messo qua, siamo centrati perché, aspetta, non così, siamo centrati a livello di... Che figo, fa così. Ok, qua a livello, ok, siamo centrati. Poi
E qui abbiamo detto l'icona dei contatti. Per l'icona dei contatti mi devo aprire i miei file di Figma, perché io ho la mia icona dei contatti, ce l'ho nella mia collezione di icone. Intanto ragazzi, se avete domande, fatele pure in chat, poi facciamo 5 minuti di pausa e rispondo. Quindi devo andarmi a prendere le mie belle icone, a parte che avevo di qua, forse ce l'ho di qua, perché avevo il... Ok, vedete che qua abbiamo qualche icona. Ecco, al posto della... Una cosa interessante che potrebbe essere, che dovete tenere conto quando fate design su mobile, è che praticamente su mobile le esigenze sono diverse. Se da desktop magari voglio più, potrei voler più contattare le persone di un sito tramite mail, da mobile magari non voglio scrivere una mail, magari voglio aprire direttamente la chat. Quindi potrei mettere l'icona della chat in basso a destra, per esempio, che su desktop non abbiamo. Ok, quindi mi copio l'icona della chat, me la vado a mettere qua, giusto come reminder, poi magari dopo andiamo a valutare se metterla, se tenerla o no. Poi, adesso senza perdere il filo, perché stavo andando a prendermi l'icona delle mail, andiamo a metterci l'icona delle mail. Quindi, full preview, andiamo a vederci la classica iconcina della mail. Posso anche cercarla, eccola qua. Iconcina della mail, me la vado a copiare e vado di qua in Figma e mi vado a incollare la mia iconcina della mail, me la ridimensiono, la faccio più o meno grande come il menu e la mettiamo di qua. Ok, non mi fa impazzire come però è un inizio. Ok, quindi l'importante è iniziare nel design, poi cerchiamo dopo di migliorarlo. Quindi abbiamo il menu, la mail, qui abbiamo il logo che è un po' grandino ancora secondo me, aspetta che lo devo ridimensionare in maniera proporzionale. Ok, perfetto. Quindi abbiamo messo l'header, andiamo, sarebbe ottimo realizzare anche un design per e-commerce, l'ho già fatto Davide, cerca sul canale che lo trovi. Ho già fatto un design per e-commerce in XD, un design molto figo tra l'altro, eh? Non lo dico perché l'ho fatto io, ma... Ok, ora, quindi mi copio lo sfondo dell'Italia e lo vado a incollare e lo devo andare a mettere dentro l'iPhone. Ok, me lo vado a ridimensionare, sistemare un attimo, così è un po' troppo grande, tipo così. Adesso ci gioco un attimo, dobbiamo giocare ragazzi col design, ricordatevi sempre, per trovare qualcosa di figo bisogna sempre giocare col nostro bel design. Qualcosa del genere. Ok, qualcosa del genere. Adesso poi proviamo a metterci un po' di contenuti dentro e vediamo un po' come sta. Ok, quindi abbiamo messo questo elemento qua, poi abbiamo tutti questi elementi. Qua logicamente dobbiamo andare a compromessi, perché la cosa a livello di comunicazione importante, più che vedere la bottiglia, è vedere il messaggio iniziale, ok? L'introduzione. Quindi mi copio questo messaggio qua e lo vado a mettere qui, perché è la cosa più importante. L'utente quando arriva qua deve vedere chi siamo, ok? Chi siamo, cosa facciamo. Quindi mi vado a mettere questo centrato e vado a centrare tutto. Quindi centro tutto così, questo qua non me l'ha centrato perché non è abbastanza largo, adesso lo allarghiamo, non in maniera proporzionale, digito B sulla tastiera. Avete visto ragazzi il video che ho fatto mercoledì sulle 10 tips da usare in Figma? Quello è un video molto utile se volete utilizzare Figma. Ok, allineo tutto al centro e mettiamo questo così. Anche qui sto facendo delle prove, quindi questa qua è la versione centrata, poi magari questa è la fase di esplorazione del design, quindi si provano un po' di cose. Potrei anche mettere, per ottimizzare gli spazi, qualcosa, adesso provo, non è detto che ci stia, provo a fare anche qualcosa invece non centrato. E
dovrei metterci qualcosa di qua per centrare, ma no, mi sto complicando la vita. Facciamo le cose, una cosa da fare su mobile, andate ragazzi il più semplice possibile, quindi partiamo dalle cose semplici, poi se vogliamo ci complichiamo la vita dopo, ok? Quindi va bene così. Ora andiamo a vedere con le bottiglie cosa riusciamo a fare. Mi devo sicuramente prendere questa e questa, questa, copio, anzi copiamo tutto il componente, va, tutto questo gruppo qua, me lo vado a incollare dentro l'iPhone, tra l'altro per questo design non ho fatto delle prove, quindi vi sto facendo proprio vedere come, se riesco a incollarlo qua dentro, come si va a fare proprio l'esplorazione del design, quindi come si va a fare a trovare la quadra, a trovare un qualcosa che ci piace. Me l'ha incollato dentro Italy, vaffanbagno, ok, eccolo qua. Ok, quindi questo è il nostro componente, logicamente dobbiamo andarlo a ridimensionare. Ok, qui potremmo avere anche una strategia diversa per le nostre belle bottiglie. Adesso andiamo a lavorare un attimo. E qua va bene. Qua vediamo se riesco a in qualche modo potrei metterle. Ok, così sto facendo un po' di prove. Ok, questo. Una cosa che non ho capito con Figma è perché ogni tanto mi spara fuori gli elementi quando vado fuori dall'artwork, però va bene. Ok, quindi queste qua le andiamo a allineare al top e le andiamo a mettere un po' più giù, così. È un po' storto sto ovale. Ok, lo andiamo a mettere giusto, perfetto. La nostra bottiglia la mettiamo al centro, le nostre freccettine le andiamo a sistemare così, la scritta ai nostri vini la andiamo a ridimensionare e andiamo a sparare tutto sotto. Ok, ok. E andiamo a vedere un po' il design nella sua totalità. Ok, questo è una prima versione. Ok, quindi diciamo che non si può migliorare. Si può migliorare, quindi cosa faccio? Mi seleziono qua il mio frame, faccio duplica e metto e lo metto di qua. Ok, quindi faccio una seconda versione giusto per fare un test e qui cambio tutto. Ok, quindi una cosa che vi consiglio è cambiate quando state facendo un design e volete trovare qualcosa di figo, dovete cambiare le cose spesso per vedere se trovate una quadra. Quindi questo non lo facciamo centrato, lo facciamo laterale, metto logo a sinistra, così, menu e email a destra. E quindi ora non ho più il discorso di fare tutto centrato, ma posso ridimensionarmi qua le mie immagini e andare a farmi un design allineato a sinistra. Quindi mi allineo a sinistra qua questi due elementi di testo. Ok, potrebbe essere anche che questo lo vado a mettere di qua. E questa la linea a sinistra anche lei. Sto sperimentando anche qua con i posizionamenti. Potrebbe essere così, potrebbero essere anche verticali, perché no, così allineiamoli al centro e li ingrandisco. Sto facendo delle prove, insomma, giusto per
vedere un po' come viene. Ok, con questa soluzione ho più spazio sotto, quindi il discorso bottiglie posso giocarmelo in maniera un pochino diverso. Ok, quindi anche qui per ora lo lascio così e poi qua la bottiglia la faccio un pochino più grande. I nostri vini lo tiro un po' più su. Ok, ed è un'altra versione. Non mi piace queste immagini messe qua così, quindi le rimetto come erano prima e andiamo così. Andiamo un po' più sul piccolino e questo lo andiamo a rimettere giù. Così. Ok, e di qua potrei semplicemente ridimensionare l'Italia e fare che l'Italia un po' più piccola. Ok. Mi piace già di più. Sì, mi piace di più. Ok, meglio. Meglio, da migliorare, ma meglio. Prima non mi convinceva. Ok, poi qui discorso bottiglie. Per adesso potrebbe anche convincermi così. Quindi questo sarebbe il mobile. Dal nostro smartphone, quindi uno scrolla qua, vede i vini e poi sotto logicamente, aspetta, dovremmo mettere la testimonianza. La testimonianza però la vediamo, cioè qui bisogna andare a compromessi, quindi la testimonianza la vediamo dopo, questa sezione. Qui vediamo un attimo come potremmo svilupparla. Aspetta, adesso qui ci sono i constraints di Figma. Altezza 3000. Ok, no, perché un'altra cosa che mi dà fastidio sono i constraints, questi qua di Figma. Al top lo voglio questo, ok. Aspetta, anche questa qua al top. Ok, e ora dovremmo esserci. Ok, adesso arrivo con le domande, ragazzi. Ok, quindi qui cosa farei? Poi qui taglierei, semplicemente andrei proprio a tagliare con una soluzione di questo tipo. Ok, e andrei a mettere un colore che stacca, tipo, ok, anche il nostro beigeolino, un beigeolino un pochino più scuro, e vado a metterci la mia testimonianza. Ok, non me la fai vedere. Ah, perché il rettangolo è sopra. Ok. No, è troppo scuro. Andiamo sempre sul chiaro chiaro. Qua non mi ha preso il testo. Vabbè, lasciamo stare. E qua possiamo un attimo, anche qua dobbiamo giocare un attimo. Potremmo fare qualcosa di questo tipo, perché no? Ok, quindi qui ritorniamo centrali. Qua il testo di questa roba qua perché non c'è? Aspetta, prendiamo il pulsante da di qua che non, per qualche motivo non me l'ha pescato. Perché era fuori dal livello, ecco perché. Mannaggia.
Mannaggia. Ok, allora andiamo qui. Ok, e incolliamo il testo. E lo facciamo più grande. Ok, quindi adesso abbiamo buttato giù un po' di idee. Cosa devo fare? Devo semplicemente fermarmi e far riposare un attimo gli occhi, far riposare un attimo il design. Quindi facciamolo. Questo abbiamo detto è quello laterale, questo è quello centrale. Quello centrale, se ingrandissi qua, forse graficamente così, se gli lascio un attimo riposare, forse quello centrale, semplicemente avendo qua un pochino più grande il testo, soprattutto questo testo qua, mi piace quasi di più. Vediamo un attimo, spaziamo bene tutto, così abbiamo un po' di respiro e non è tutto super appiccicato. Ok, tipo così. Quindi questa potrebbe essere una versione, questa potrebbe essere un'altra versione. Quale vi piace di più, ragazzi? Intanto vediamo un po', ve le metto qua e mi dite quale, mentre rispondiamo alle domande, quale vi garba di più. Ok, mettiamole così. Ok, dunque vediamo un po'. Ciao Antonio. Ciao Andrea, volevo chiederti una cosa. Una volta che passi dal design al codice, come fai a mettere l'immagine in alto col pattern usando il codice? Puoi usare, puoi mettere in molti modi, puoi usare per esempio una background image sul elemento contenitori, ok? Più la prima, mi dice Carmine, forse la seconda, Marco. Secondo me, secondo me la prima, così, a occhio mi sembra più professionale la prima, perché a livello di design poi qua abbiamo la bottiglia centrale, dovrei andare, cioè questa sarebbe più figa se dovessi fare, dovrei farla tutta decentrata, mi andrei a complicare la vita anche poi da fare nel codice, sarebbe troppo incasinata, però secondo me questa qua laterale sarebbe figa tipo così, però dovrei andare poi a ripensare tutto il sistema di slider, no? Quindi non lo so, sono un po' gusti. Diciamo che la cosa importante quando fate un design mobile è che sia tutto ben visibile, tutto ben leggibile. Su mobile, come diceva anche René, va molto il centrato, no? Si tende a centrare le cose perché è tutto un pochino più semplice, quindi così devo dire che non mi dispiace. Ok, dopo aver finito su Figma, come posso renderlo utilizzabile su WordPress? Devi fare il codice, devi realizzare il codice. Se non sai come fare, qui sotto in descrizione c'è il mio link Next Level WP Pro, lì vediamo come traslare qualsiasi design, come traslare un design su WordPress, ok? Vidi un design di roba di elettricità antifurto, non ricordo bene, secondo me l'hai fatto tu. Sì, io ho fatto il design di lynch.net, che è un sito molto grande, un sito molto famoso di un'azienda leader nel settore degli allarmi. L'ho postato anche sulla pagina ed è nel mio portfolio sul mio sito. La 2 rompendo la griglia, ma poi è un casino a livello di codice. Guarda, a livello di codice, diciamo, sono tutte e due abbastanza easy, anche se qui abbiamo, cioè qui non mi convince che qua è tutto allineato a sinistra e poi abbiamo questo blocco che è allineato al centro, questa è l'unica cosa che non mi convince al 100%, però si può fare, cioè da fare questo in codice è molto semplice, semplice da fare questa cosa qua a livello di codice, questa versione mobile qua logicamente bisogna avere un po' di skill, però non è difficile da fare questo design. Io quando ho fatto il fatto di saper fare il codice è importante anche quando fai il design, perché tu dici ok, poi questo non divento matto a farlo
e funziona bene anche su diverse tipologie di telefono, eccetera, eccetera. Se uno non sa fare codice, non sa neanche che cacchio è, viene qua, fa delle robe strane e poi tu diventi matto a farlo, a tramutarlo. Quindi uno dei motivi per il quale è importantissimo saper fare un po' di codice, anche se si fa solo design, cosa che è sbagliata secondo me, è perché poi tu quando vai a fare i design sai poi quali sono le menate che poi ti ritroverai dopo. Figma ogni tanto sbarella, adesso qua gli sto dicendo incollamelo qua, e invece me lo incolla sotto, vabbè, fa lo stesso, lo tiro su così. Vedete, anche Figma, che è il tool usato da tutti per fare design, ha ogni tanto qualche sua piccolo svarione. Ok, quindi mi vado a mettere anche questo così. Mi vado a centrare qua. E comunque, ragazzi, per essere un design fatto senza aver fatto nessuna prova in un quarto d'ora, alla fine, devo dire che non è male, non è affatto male. Qua questo pulsante qua è un po' grandino, però diciamo ci sono sicuramente delle rifiniture, ma l'obiettivo, come dicevo, non è essere perfetti in questo design qua, è avere un'idea di come sono i contenuti, di come vogliamo poi mettere giù il design in maniera molto molto veloce e efficiente soprattutto. Credi che se più siti hanno lo stesso design il mercato si satura? Perché io prendo questo spunto dai competitor. Guarda, Davide, da questa domanda si capisce che tu sei da poco in questo settore, non esiste questa cosa, cioè il mercato non si satura se tu copi il design. Quanta gente copia i design e li riadatta? Anche uno mi ha scritto un commento assurdo, no? Uno, la parola copiare è brutto, la parola rubare è brutto. Io lavoro in questo settore da 12 anni e chiunque lavora in questo settore lo sa, ragazzi, è normale, anzi bisogna, fa parte del processo creativo, lo fanno anche le grandissime aziende, prendere a spunto dai grandi, da quelli bravi e riadattare alle nostre esigenze. Quindi tu se copi esattamente un sito, a meno che quel sito lì non abbia gli stessi clienti dell'altro sito, non abbia le stesse necessità, tu comunque il design lo devi cambiare, se no non stai facendo il tuo lavoro di designer, non stai andando a strutturare un designer in base alle esigenze dei tuoi clienti. Quindi se tu copi un design e basta, stai facendo un errore. Ti consiglio di comprare il mio corso Next Level UX and Conversion Web Design, perché se no non hai neanche idea di cosa stai parlando, stai dicendo cazzate. Ok, scusa, però quando sento queste cose qua mi sembrano discorsi molto stupidi, ok? Uno che sa fare HTML e CSS gli viene più facile fare tutto su WordPress. Facile è un parolone, se è il metodo giusto, se sai HTML e CSS è molto più facile, certo, traslare tutto su WordPress. Nessuno copia, si prende spunto, si fa un design tuo per come la vedo io. Certo, cioè se tu prendi anche il sito della Apple, il sito di chi vuoi, se tu prendi questo design qua che ho fatto io e lo riadatti al tuo settore, cambiando le immagini, cambiando il font, cambiando gli elementi nello slider, comunque viene un sito diverso, hai capito? E magari, non so, non ti serve avere subito il prodotto qua. Facendolo vedere subito, ti serve magari di più avere la testimonianza. Quindi tu prendi la testimonianza, la metti su e questo qua lo metti giù. Quindi e diventa un sito diverso. Quindi non esiste, cioè se tu sei un professionista, sai come funziona, sai che non funziona così il mondo del design, il mondo del lavoro. Il discorso del copiare è un discorso che solo copiare paro paro è controproducente, ok? Quindi, però farsi ispirare invece, come abbiamo detto, è la strada giusta. Ok, quindi se non ci sono altre domande, vediamo un po' se su Facebook qualcuno ha scritto. No, vediamo un po' qui, vado in full, così abbiamo fatto il nostro design e spero che anzi no, andiamo, faccio. Chiudiamo con sempre il nostro bel design mobile. Spero che questo design vi piaccia. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate. Sarebbe utile poi, come dicevo, andare a fare la prototipazione. E per quanto riguarda invece GSAP, tenete, pazientate ancora un po', lo faremo sicuramente. Andremo a trattare GSAP più avanti e faremo sicuramente un bel lavoro.
è un bel design. Quindi anch'io ho voglia di fare codice, però dobbiamo finire prima tutto questo capitolo sul web design, perché è inutile se facciamo codice senza avere le basi del web design, perché facciamo dei siti osceni. Quindi bisogna avere sicuramente prima le basi del web design. Se non ce le hai, studialo, non vuoi venire a studiare da me, studiale da un'altra parte, però è veramente fondamentale. Una volta che poi ti sei studiato le basi del web design, possiamo parlare, possiamo fare il codice, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo in termini di effetti, eccetera. Però ecco, qua una cosa che può essere interessante è il fatto che noi possiamo avere la grafica più bella del mondo, ma se non abbiamo una user experience studiata con un codice fatto bene sotto, praticamente il sito non funziona. E vale l'inverso: possiamo avere il codice fatto migliore al mondo, ma se non abbiamo un web design fatto e studiato bene, le cose non funzionano. Quindi web design, codice, user experience sono tre cose che sono tutte essenziali, sono tutte essenziali per fare siti che funzionano. Se non abbiamo questa cosa qua, questo bilanciamento, queste skill qua, non ci siamo e il sito non funziona. Vi faccio l'esempio, visto che l'avete postato, questo sito qua, Antinori, dal punto di vista grafico fatto bene, dal punto di vista della user experience un disastro. Io qui, se voglio andare a cercare un prodotto, cioè devo fare 800 click. Cioè, se voglio andare a vedere i vini, clicco, poi lui qui mi dice mille altre cazzate. Io voglio subito qua i vini, non voglio cliccare ancora. Qua devo fare un altro click e siamo già a 3 click, 4 click, guarda quanta roba, 5 click per vedere un vino. Cioè, questo è un sito che non vale niente, mi dispiace, cioè mi dispiace, ma dal punto di vista dell'usabilità vale veramente poco, perché io devo fare 5 click per arrivare a vedere il prodotto. È un obbrobrio, ok? È proprio un esempio giusto. Cioè, questo qua è uno che a livello di design sicuramente ha studiato, a livello di user experience e usabilità zero, zero meno di zero. Cioè, questo è un sito che non converterà niente. Vorrei vedere le analytics, quanta gente va a vedere il vino cave. Zero, vi posso assicurare che qui non ci va nessuno, perché ho 5 click. Quindi così è fatto con Shopify, e si vede perché hanno adattato probabilmente un template di Shopify. Qua vedo anche un errore, qua ci sono due slash, non lo so, è sicuramente un qualcosa di adattato, perché vedete che il flusso è molto incasinato, e questa cosa qua vuol dire avere un sito che non funziona. Quindi per fare i siti fatti bene dovete avere la combinazione di tre competenze fondamentali: web design, user experience e comunicazione e codice. Se non riuscite ad avere queste tre skill almeno a un livello accettabile, poi fate i siti così. Se vi va bene, fate i siti così, se no fate i siti pure brutti, pure incasinati. Quindi questo è un sito incasinato, però graficamente bello, però non raggiunge l'obiettivo, cioè quello di far vedere i prodotti, presentare l'azienda e comunicare bene. È semplicemente una roba che fa vedere quanto siamo fighi, ma i siti così non funzionano. Vorrei proprio vedere le sue analytics, lo dico per esperienza. Ok ragazzi, quindi se avete domande faccio ancora una carrellata, se no vi auguro un buon weekend e ci vediamo settimana prossima, dove andiamo avanti con Figma e poi partiremo più avanti con codice, GSAP e quant'altro. Ok, non ci sono domande, va bene. Vi auguro allora ragazzi un buon weekend, un abbraccio e ci sentiamo presto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo design, se siete interessati a imparare a fare web design accattivanti che comunicano bene e portano risultati, c'è qui sotto la mia guida free. Se vuoi subito fare il passo al next level, c'è il corso pro. Se no, studia, ok, dove vuoi, ma l'importante è che ti studi web design e comunicazione. Ci vediamo presto, un abbraccio, buon weekend ragazzi, ciao ciao!